Sta meglio sicuramente, sia lui sia Cruni sia Messias dovrebbero essere disponibili per fare la rifinitura oggi, quindi se tutto va come abbiamo programmato potrebbero essere della partita tutti e tre. E se sta bene che fa la rifinitura oggi al completo, giocherà dall'inizio, dipende però dall'allenamento di oggi. Le partite non sono mai finite finché non finiscono e tra virgolette le imprese esistono e quindi bisogna crederci e noi ci crediamo. Non credo che sia molto facile preparare la partita di domani. Credo che però abbiamo un obiettivo non importante di più, è quello di vincere la partita. Vincendo la partita ci possiamo ancora qualificare per la finale di Champions che nessuno avrebbe mai pronosticato o pensato che il Milan potesse arrivare sin qui e nessuno pensa ancora che possa arrivare in finale. Quindi la preparazione sarà la migliore possibile. Io so che possiamo giocare una grande partita perché so quanto sono bravi i miei giocatori. Facile o difficile da preparare, questi sono appuntamenti che un allenatore e dei giocatori sognano di vivere. Sappiamo le difficoltà, sappiamo che siamo partiti con un handicap, ma sappiamo anche che abbiamo le qualità per provare a ribaltarla. E come ho vissuto io la settimana con i miei giocatori, con chiaramente l'obiettivo di mettere in campo una prestazione di grande livello. Non ci siamo riusciti nel primo tempo. In parte credo che dobbiamo ripartire dal secondo tempo, ma che non sarà comunque sufficiente il livello del secondo tempo, ma che dovremo alzare il livello del nostro gioco. Ne abbiamo le possibilità, questo sicuramente. La partita è lunga, vogliamo cominciarla bene, vogliamo cominciarla sicuramente meglio, ma dobbiamo starci dentro, dobbiamo essere preparati a sbagliare il meno possibile e preparati a sfruttare anche i loro errori, perché anche loro fanno degli errori. L'Inter è una squadra forte, se giochiamo ad alto livello ce la giochiamo, se giochiamo al di sotto di un livello alto chiaramente rischi di perdere la partita perché l'Inter è una squadra forte, ma noi possiamo alzare il nostro livello di gioco. Dispiace innanzitutto per l'infortunio di Isma perché anche non è un infortunio semplice al quale mandiamo un grande in bocca al lupo per l'operazione di domani mattina. Vabbè, giocheremo con altre caratteristiche, chiaramente non giocheremo probabilmente all'inizio con tre centrocampisti, ma giocheremo sempre con tre centrocampisti, ma un trequartista in più rispetto al centrocampo che abbiamo avuto all'andata. Visto che l'andata non è andata benissimo, magari domani potrebbe andare meglio.